Ciao a tutti, sono qui con il DVD del BTS World Tour Love Yourself, Speak Yourself di Londra. E qui ci sono le date in cui si erano esibiti, che era l'1 e il 2. Qua ci sono i vari contenuti. Qua niente sottotitoli, le regioni, eccetera, eccetera. Qua c'è il bordo e hanno mantenuto lo stesso packaging di quello in Sao Paolo, come si chiama? Vabbè, quello comunque. Ah, qui ci sono i nomi. Ok, apriamo. Tutto strazzurro, Londra. Allora, rovesciamo tutto. Aspettate che sicuramente ci sarà. Esatto. Ok, il segnalibro che è random, vabbè qui c'è scritto solo Londra, Love Yourself, eccetera, eccetera. Mi piace un sacco questo packaging con il magnete, li adoro. Vi faccio vedere prima il photobook e poi i vari DVD. Ok. Vediamo se riesco a stringere un po'. Sembra passata una vita. È passata una vita perché questi concerti erano gli stessi. Era lo stesso tour che io sono andata a Parigi. Mamma mia, una vita passata che li ho visti. J-Hope. Le bolle, non vi dico, bollo ovunque, poi io ero tipo nel parterre, quindi un sacco di bolle. Perché le stesse esibizioni sono per tutti gli stadi, diciamo. Quindi quello che si erano esibiti a Londra hanno fatto uguale a Parigi. Brutto rumore. Mamma Gina. Ma ne ho girate una o due di pagine? Una, è enorme. Ma che cavolo è che fa sto rumore? Headline. Mamma Jin, con quel colore di capelli! Mamma tutti. È vero, c'era il gonfiabile. Un sacco, è vero, Londra, che gli avevano cantato le armi Young Forever, forse avevano cantato, adesso non mi ricordo, però avevano pianto un sacco Jungkook e Jimin tantissimo, poi in generale tutti erano abbastanza emozionati. Eccolo qui.
Ci sono le varie prove. Guardate che fiumi di gente. Onda. Finito. Che bello che è. Allora, poi abbiamo... Oh, scusa. I CD. Vabbè, non sto. Aspettate che ve lo tolgo se riesco. C'è il CD, il DVD più che il CD. DVD 1. Lì dietro c'è l'arena. Lo stadio più che l'arena. E DVD 2. Ok. E qui c'è tipo lo stadio. Ok. E qua c'è scritto Love Yourself, Londra. E poi abbiamo questo che credo sia un poster. Quanto è grande! Oddio, enorme, non so neanche come farvelo vedere. Allora, qui c'è lo stadio. Ma è bellissimo! E qua ci sono loro. Che ho scritto BTS, BTSF, e dietro ovviamente tutto lo stadio. Tra l'altro è lucido. Che bello! Veramente, veramente bello. E poi abbiamo il... non so neanche come chiamarlo, bookmark, che copro qui perché c'è il nome sicuro lì sotto. Ah, vediamo che ho trovato. Se è sicuro, Jimmy, non gioco per questo periodo. Vabbè. 3, 2, 1. Mio Dio, mio Dio. Non lo trovavo da un sacco. Sono molto contenta, lui è il mio terzo bias, quindi va benissimo. Oh, che carino. Bene, per questo unboxing è tutto. Tra l'altro, guardate come sta. Oh. E ci vediamo in un prossimo video.